E cercheremo di farli vedere tutti, se no li vedete domani sul nostro sito www.retevenete.it. Allora, Eugenio Benetazzo, intanto dentro questo maxi emendamento pare ci sia di tutto e di più, no? Sempre che questo governo possa essere varato e possa andare avanti con le riforme che Berlusconi ha cercato, ha tentato, non ha potuto fare, che invece Monti dovrebbe fare per accontentare, dice l'Europa. Più che un governo di salvezza nazionale, sarà un governo di sodomizzazione nazionale. La formula che viene riproposta per il nostro paese è un clone di quella che è già stata proposta anche per altri. Sostanzialmente dall'alto il Fondo Monetario Internazionale proporrà quelle ristrutturazioni coatte che né la destra né la sinistra né un nuovo governo bipartisan sarebbe in grado di fare per le ovvie tensioni che caratterizzano il nostro scenario politico, e quindi si devolve a un terzo soggetto istituzionalmente rilevante, riconosciuto per prestigio cosiddetto accademico, il quale si occuperà di effettuare i cosiddetti haircut, cioè i tagli, quei tagli, cioè quelle riforme che da anni sentiamo parlare in Italia: facciamo le riforme, ma nessuno ha il coraggio di fare per ragione di impopolarità. Sappiate pertanto, voi che siete a casa, che adesso una parte del paese si esalta per la dipartita di Berlusconi, da un punto di vista meramente economico non cambierà di molto il quadro per il paese, in quanto verranno ad essere compromesse tutte quelle certezze che hanno dato agli italiani sino ad oggi un welfare unico probabilmente al mondo, sia dal punto di vista previdenziale, assistenziale, medicale e lavorativo. Si andrà ad intervenire economicamente proprio su quelle aree, su quei gangli dipartimentali del paese che oggi non possono essere toccati per ragioni di corporativismo, di interessi di parte e poi anche per un conservatorismo mai storico che ci contraddistingue su tutta l'economia occidentale. Purtroppo, ahimè, non posso non denunciare il tipo di ingerenze che subiremo tutti quanti come contribuenti e anche come risparmiatori, perché andranno a colpire, anzi si sa già che si andrà lì, perché storicamente quello che è accaduto con i governi, i cosiddetti consultori tecnici imposti o ben voluti dal Fondo Monetario Internazionale, andando a colpire la ricchezza finanziaria accantonata, quindi gli asset finanziari, i patrimoni immobiliari che hanno i contribuenti italiani, e poi si dovrà inesorabilmente, anche per accontentare i grandi competitor europei, diminuire alcune grandi potenzialità che ha questo paese, come ad esempio l'età pensionabile, il welfare medicale e così via, che consentiranno in questo modo di abbassare universalmente la media dei parametri europei. Quindi, per non colpire Europa, Olanda, Francia, Inghilterra, si prende il malato più moribondo, si vanno a ridimensionare drasticamente i suoi parametri vitali in maniera sostanziale, e così facendo la media per l'intera Unione Europea si abbassa e l'Unione Europea può vantare una cartina al tornasole molto più competitiva, molto più apprezzata. Però, ahimè, lungi dal fare festa perché è stato detronizzato l'imperatore, come abbiamo letto in questi ultimi due giorni dalla stampa italiana, il futuro che ci aspetta, soprattutto con Mario Monti, è tutt'altro che sereno. Chiudo con questo semplice, simpatico pensiero. Immaginiamo l'Italia come una squadra di calcio in questo momento, una squadra che non è più in grado di giocare a calcio, di segnare, di difendersi, di essere competitiva. E allora che cos'è che si fa? Si cambia l'allenatore. In che maniera? Andiamo a cercare un allenatore che ha, dal punto di vista accademico, prestigio, un po' come adesso mettere Bruno Conti alla guida della nazionale perché ha vinto i mondiali 20 e passa anni fa. Questo è un grave errore che sta commettendo il paese, non solo quello di accettare il veto imposto dall'alto, ma anche, come al solito, di farsi rappresentare da una persona che sul piano accademico può anche avere
delle profonde può essere discutibile sul piano accademico, ma soprattutto anche per l'età. Va via un ottantenne e ne arriva un altro. Allora, quest'altro ottantenne è stato nominato senatore a vita, tantissime le polemiche su questa scelta del